collaborazione con Ristorante da Adele, Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Spazio Relax, Pur Acqua, Popolo Hotellerie, Del Giudice Il Fiore del Latte. Salve a tutti, bentornati, siamo qui a Termoli, siamo al ristorante da Adele, con me la signora Adele Rossi, signora Adele, manager, l'abbiamo definita ieri, manager di cucina. Ciao Luca, Luca Tomeo, manager di sala. E abbiamo iniziato ieri il percorso appunto al ristorante qui a Termoli e oggi Luca mi dicevi, ieri abbiamo fatto l'antipasto, adesso un primo che è un classico, mi dicevi, sì. Un classico del... diciamo del tuo ristorante, nel tuo menù. E della tradizione anche molisana. C'è anche qualcosa, ecco, perfetto. Allora, io vedo gli ingredienti, il titolo del piatto, della ricetta è spaghetti mollicati al baccalà. Vedo che abbiamo predisposto tutto, se tu ci vuoi elencare un attimo, o la mamma anche, gli ingredienti, il baccalà, bello alto, come sì, vedete, sì, sì. Non può mancare. Sì, allora questo è il baccalà. Sì. È la cipolla che viene soffritta nell'olio, appena un poco, con le olive e capperini. E poi vengono messi il baccalà, i pezzettini di baccalà. Alla fine un poco di pane mollicato. Questo è un pane tradizionale dell'epoca, dell'antichità. Addirittura. Eh sì, cioè, perché quando i contadini una volta rientravano dalla campagna, il pane che ci avevano raffermato, che era un po' duro, lo scavavano, sì, lo sbriciolavano e lo facevano saltare in padella con poco d'olio. Ah, e facevano il pane mollicato. È un pane che avete già trattato, sì, sì, sì. E gli avete fatto assumere questo, sì, colore, sì, cognac biondo così. Sì. E poi vedo il prezzemolo. Il prezzemolo immagino... per la rifinizione del piatto, che viene messo sopra i spaghetti che dopo vengono cucinati con questa salsa qua di baccalà. Noi ricordiamo che quando la signora Adele parla del mio paese, parla di tradizioni, parla di Montaquila, sì, paese della provincia di Isernia, sì, che è il paese di origine della famiglia appunto della signora Adele e anche del figliolo Luca. Sì. E va bene, io direi che a questo punto possiamo Posso iniziare a fare la fase di lavorazione. Vedo anche che voi usate degli spaghetti che sono spaghetti della nostra regione. Ora metto un poco d'olio. Anche l'olio. Anche sulla pasta. Mettiamo un po' di cipollina, il percorso regionale, la facciamo soffriggere, pasta, cioè pasta che facciamo noi fatta in casa, e pasta secca, che usiamo. Poi mettiamo un po' di olive, sì, sì. Le olive che sono anche olive, queste olive sempre molisane, olive sempre molisane, sì, sì, facciamo dare una scottatina con la cipolla. Ah, lei da, sì, sta preparando per poi andare in cucina a... e poi dopo finiamo il piatto. Certo, certo. Sì, ci, sì, mettiamo, sì, due capperini, giusto il sapore. Cappero di insalato in precedenza, sì, cappero salato. Quindi tutto questo poi dopo viene insalato e viene... Tutto questo che lei tutto adesso questo ha amalgamato viene, diciamo, rosolato. Rosolata. Sì. E poi viene aggiunto il baccalà. E poi viene aggiunto dei pezzettini di baccalà. Ah, vedo che lei... Ieri abbiamo fatto il carpaccio e lo tagliava in modo molto sottile, sì, perché era un antipasto. Sì. Oggi invece lo sta facendo i pezzi più grandi. Contadini. Immagino che poi con gli spaghetti poi vedremo alla fine sì, come verrà. Perfetto. Questo sì, si scioglie, questo baccalà. Veramente senza la pelle. Abbiamo detto ieri, lo ripetiamo oggi. Tu questo usi, usate prevalentemente, no prevalentemente, solamente, mi correggo, solamente baccalà, non stoccafisso, per scelta, giusto? Sì. Mettiamo baccalà, un po' di pane mollicato. Pane mollicato? Sì, tostato. Per colore. E poi un'altra finizione la mettiamo sopra i perfetto spaghetti. Perfetto, adesso preparata la base, andiamo in cucina a cucinare questa pasta. Sul fuoco, questa sia il sugo e poi anche la pasta contemporaneamente. Sì. Rimanete con noi quindi, non andate via, a tra poco per vedere questo piatto completo e impiattato e pronto per essere degustato. A tra poco. Cucina con lo chef.
Ed eccoci qui, è tornato dalla cucina il nostro spaghetto e la signora Adele quindi si appresta ad impiattarlo e a mostrarcelo come appunto viene servito abitualmente quando... Eccolo qui. Lo spaghetto è sempre di moda, eh? Sì, questo ecco, è uno spaghetto che nasce dalla tradizione, appunto dalla mollica di pane, il piatto dei poveri, no? Poi dopo noi l'abbiamo personalizzato, ecco, appunto con il baccalà. Piatto dei poveri, perché? L'abbiamo personalizzato col baccalà. Poi il baccalà anche era un pesce dei poveri, almeno alle nostre parti, cioè, dell'entroterra, l'unico pesce che si mangiava nell'antichità era il baccalà. Perché il baccalà, insomma, rispetto a... Non dovrebbe costare moltissimo, insomma, un prodotto accessibile. Quindi adesso un po' di meno. È un prodotto che è sul mercato. Sempre determinata dalla qualità, ha il suo valore che si usa. Sì. Io comunque sento un profumo, io dico sempre ai nostri amici che ci seguono da casa, peccato che non hanno ancora inventato il modo per trasferire anche i profumi dalla televisione. Perché veramente. Allora aggiungiamo il pane mollicato. Ecco, il pane mollicato che fa anche da, come si dice? La decorazione. La decorazione, perché come dicono tutti i grandi chef, i grandi cuochi, si mangia croccante. Prima con gli occhi e poi con la bocca. L'uovo di prezzemolo, sì. Si mangia prima con gli occhi, è d'accordo anche lei? Beh sì, dai. Un poco di prezzemolo e un poco d'olio di oliva. Per dargli un po' di lucidità, di fluidità, il nostro filo d'oro e anche estetica, bellissimo, è bellissimo e molto invitante. Allora, signora Adele, complimenti, è veramente Grazie. Semplice ma molto molto gustoso. Ripeto, io ho la fortuna di assaporare anche i fumi, gli odori che emana questo piatto. Io lo sposto, lo metto qui sempre per avvantaggiare anche le telecamere e darvi la possibilità, voi che siete a casa, di vederlo benissimo. E il nostro amico Luca, sommelier, a questo punto qui che cosa... Per questo piatto così semplice, caratteristico e tradizionale, il mio abbinamento è un IGT molisano. Sempre bianco? Sempre bianco, sempre. Poi, un bel vino bianco che c'è una bella presenza. Approfitto per farti una domanda. Allora, l'abbinamento, tu sei sommelier, quindi mi puoi aiutare, insomma, ad aprire i miei orizzonti. L'abbinamento vino bianco pesce ci sta, anzi è, diciamo, è un must, vino bianco e pesce. Tu, in questi giorni in cui noi staremo insieme, ci sarà un'occasione di vedere anche qualche rosso con i tuoi piatti a base di baccalà, o continuerai a proporci i bianchi? No, ci sarà. Rosso. È sfatato il mito, il tabù del bianco rosso con il pesce. Va bene, allora i nostri amici che vogliono seguire anche questo aspetto non possono fare altro che rimanere con noi tutte le sere su Telemolise qui ad In Cucina con lo Chef. Vi ricordo che In Cucina con lo Chef ha una pagina Facebook e una pagina Instagram, dove noi quotidianamente, la redazione di In Cucina con lo Chef, pubblica le ricette che presentiamo nel nostro tour itinerante nei ristoranti.